Ciao a tutti, benvenuti nella villa delle cantine Leonardo. Quest'oggi degusteremo il Brunello da Vinci. Brunello da Vinci è una selezione speciale del nostro Brunello. Colore rosso abbastanza scarico, profumi di grande complessità. In questo momento escono fuori note di fiore, floreali, spezzatura e giusto sul finale alcune note di frutta. Grande complessità in bocca, grande esplosione di sapori in bocca, un tannino molto levigato e una freschezza sul finale incredibilmente lunga. Benvenuti nelle cucine delle cantine Leonardo. La ricetta di oggi è semplice, perché qualche volta abbiamo fretta, non abbiamo voglia di complicarsi la vita, quindi c'è bisogno anche di fare cose veloci, ma che siano veramente particolari e gustose. La ricetta di oggi è pecorino gratinato con salsiccia. E per farlo ho bisogno di olio extravergine di oliva, salsiccia fresca, pecorino anch'esso fresco, pepe nero, pinoli, origano, capperi e se c'è bisogno anche un pizzico di sale. Per prima cosa tolgo la pelle alla salsiccia, cercando però di stare attento a non distruggerla, perché, ecco, con calma riesco a toglierla tutta, anche perché la voglio fare a bocconcini. Metto proprio un filino d'olio per ungere, ma una cosa, ecco, proprio appena appena, in maniera tale che posso disporre i bocconcini di salsiccia. La salsiccia, quando andrà a sciogliersi, farà quella parte grassa e ci permette poi di non avere problemi successivamente, cioè non facendo attaccare il pecorino. Faccio il pecorino a fette. Tolgo la parte esterna. Quindi lo posso lasciare a fette piuttosto ampie, così faccio ancora l'ultima. A questo punto procedo mettendo i pinoli, un po' di origano, qualche cappero, pizzico di pepe ed eccoci. Posso mettere il pecorino in forno fino alla completa fusione e lieve gratinatura. Leonardo! Inferno! Oi! 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 Incredibile, però. Ho fatto guardare un piatto per questo vino, non tengo mai idea, eh. Veramente ho fatto un pecorino gratinato con salsiccia e pinoli. Ma come mi è venuto in mente non lo so. Ho già l'acquolina. Sì, eh? Ma secondo me, guarda, comunque è perfetto, veramente, con il Brunello di Montalcino da Vinci, incredibile.